Ben ritrovati di nuovo su ReviewU. Oggi vado a recensire insieme a voi questo stand supporto snodabile per tablet, monitor o smartphone. Andiamo a vederlo insieme. Innanzitutto vi dico che l'ho acquistato su Amazon ad un prezzo davvero competitivo. Vi lascio infatti il link in descrizione, quindi potete acquistare direttamente il prodotto che vedete. E vi dico anche che c'è sia nero e grigio, come in questo caso, ma anche totalmente nero. Andiamo a vederlo insieme. Arrivo all'interno di questa confezione di cartone e tra quelli che ho visto su Amazon, uno dei più robusti, devo dire. Vado a tirare fuori i componenti. Abbiamo anche i foglietti di istruzione, quindi biglietto da visita. È giusto il foglietto che ci spiega come andarlo a posizionare. Come vedete, andate ad attaccare la parte sopra, qua svitate per mettere la morsa sul tavolo o sul bordo del letto, e poi la parte in alto la potete allargare per adattare il vostro device. Cosa molto interessante, c'è una rotellina a quanto pare di riserva se nel caso si dovesse rompere questa. Si va praticamente a mettere questa sfera all'interno, che è snodabile, e poi si va a ruotare per fissare e stabilizzare. Questa parte qua nera, come vedete, questa invece è cromata argento, si va a snodare. Mi raccomando, tenete sempre la parte di ferro quando l'andate a snodare, perché se voi tenete qua si potrebbe rompere questa parte, quindi un consiglio che vi do, ma anche sui supporti per GPS dell'auto, ad esempio, funziona sempre così. Cercate sempre di tenere in questo modo, e qua, come vedete, c'è la parte che poi va ad aprirsi girando e si va ad attaccare sulla scrivania o sul bordo del letto, e c'è anche una gomma piuma per proteggere quando si va a stringere e non graffiare il tavolo. Qua ovviamente si va ad allargare. Compatibilità, adesso ve lo dico subito, con dispositivi che arrivano fino a 200 mm e che sono al minimo 120 mm, ma non è un problema, perché se casomai il vostro dispositivo è troppo grande, lo mettete da questa parte, quindi poi andate a girare semplicemente questo e non è neanche un problema. Questo se è troppo lungo, ecco. Usate la larghezza eventualmente, però per tablet, diciamo iPhone e smartphone in generale, dovrebbe andare più che bene, anche per iPad. E come dimensione, diciamo che arriviamo fino a 95 centimetri, tutto disteso, e ovviamente poi potete regolarlo e girare ovviamente questo a 360 gradi, comodo anche per guardare le ricette mentre cucinate. Link in descrizione, se avete qualsiasi domanda non esitate a pormela.